Allora, ci troviamo qui con l'avvocato Anton Giulio Lana, che è segretario generale dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani, a questo importante convegno sui reati commessi su internet e la responsabilità civile e penale dell'internet provider. Allora, intanto la ringraziamo di essere qui con noi. Allora, avvocato, lei ritiene che ad oggi le leggi vigenti siano sufficienti a tutelarci dai reati che sono commessi su internet? Io sono in linea di principio dell'avviso che molte materie, fra cui anche questa, nonostante diciamo, la novità del mezzo di offesa rispetto alla vittima, che ovviamente caratterizza questo tipo di reati, dicevo però in linea di principio io sono dell'avviso che l'impianto normativo sia sufficiente, che il lavoro invece molto importante debba essere svolto dalla giurisprudenza degli organi interni ai vari ordinamenti, ma anche dalla giurisprudenza degli organi sovranazionali, come per esempio la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha adottato in materia delle sentenze importanti e significative che hanno segnato, diciamo, un momento. Un'indicazione generale per l'Europa, la grande Europa dei paesi del Consiglio, i 47 paesi del Consiglio d'Europa, e anche sentenze importanti recenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che proprio con riferimento alla responsabilità del web provider hanno segnato, diciamo, un punto importante per la giurisprudenza anche dei paesi membri dell'Unione. Quindi sono dell'avviso in sostanza che non sia necessario adottare nuove normative, ma che questo fenomeno possa essere controllato e possa essere represso, questo dei reati perpetrati attraverso il web, attraverso, diciamo, gli strumenti che ci sono legislativi attuali, ma con una capacità creativa e di evoluzione, di cogliere il profilo evolutivo della giurisprudenza da parte dagli organi interni. Si tratta sicuramente di adeguarsi ad una tecnica, a delle realtà diciamo, tecnologiche che si evolvono, ma sicuramente la capacità di cogliere le linee evolutive dei cambiamenti della società proprie di alcuni organi giurisdizionali nazionali e internazionali saranno in grado di affrontare anche questi temi. Bene, la ringrazio.